Giornata in cantiere per il vice ministro dei trasporti Edoardo Rixi in visita allo stabilimento Fincantieri di Sestri Ponente, dove ha incontrato l'amministratore delegato del gruppo Pierroberto Folgero. Al centro dei colloqui soprattutto il progetto del ribaltamento a mare dello stabilimento, dove si costruiscono navi da crociera, l'ultima Explora 2 della divisione extra lusso di MSC. Un progetto bellissimo e importante, perché la prova prima di tutto che le infrastrutture si possono pianificare, si possono finanziare e si possono fare. Un progetto che prevede la possibilità per questo cantiere di ospitare la costruzione di navi da crociera di grandissime dimensioni, che costituiva forse l'unico punto irrisolto dal punto di vista competitivo per Fincantieri, perché l'unico concorrente che poteva lavorare navi più grandi di 200.000 tonnellate di stazza lorda era francese ed era Chantier de l'Atlantique. Quindi con quest'opera, quando andrà full swing, quindi alla fine della fase 3, avremo la possibilità di costruire queste grandissime navi anche qui. Quindi è un progetto che prevede degli investimenti che nascono per gestire problematiche idrogeologiche di questo pezzo di territorio e che poi diventano investimenti in bacino e in banchina, che se volete sono i due grandi colli di bottiglia per una grande lavorazione, e in terza battuta investimenti in tutta la parte di prefabbricazione a terra, in qualche maniera l'officina dove si creano questi grandi blocchi e queste grandi sezioni che poi vengono portate in bacino per la realizzazione di queste grandissime navi. Quindi in poche parole sono una serie di investimenti infrastrutturali che consentiranno a questo cantiere di essere il cantiere dove costruiamo le navi più grandi d'Italia e le navi più grandi del mondo, e matchiamo l'offerta dei nostri concorrenti principali che sono francesi. C'è un attraversamento ferroviario che quindi in qualche maniera divide in due le attività logistiche del cantiere, e quindi è fondamentale spostare questo percorso ferroviario per unificare queste due aree del cantiere e, ripeto, fare in modo che questa capacità infrastrutturale sia alimentata, sia nutrita a monte, senza avere questo impedimento legato alla ferrovia. Un cantiere che si deve sviluppare rispettando il territorio e cercando di dare risposte occupazionali ma anche di miglioramento della qualità di vita del ponente genovese. Ma le tempistiche, tanto i lavori ci sono già oggi, nel senso che noi adesso andiamo a visitare le prime fasi, i finanziamenti ci sono già tutti stati realizzati, ora si parla anche sullo spostamento della linea ferroviaria all'interno del cantiere e vedere se riusciamo a farlo già entro il 2026 con i fondi PNRR oppure no. Ci stiamo la settimana prossima inizieranno una serie di incontri serrati per verificare la possibilità, quello che abbiamo chiesto anche all'azienda, che ci sia anche, come posso dire, un'apertura rispetto anche a quelle che sono le esigenze del territorio, sia in termini occupazionali ma anche in termini di riqualificazione su Sestri Ponente. Quindi su questo credo che sia un elemento importante, perché è chiaro che noi dobbiamo puntare alla qualità, e la qualità Fincantieri sulla produzione delle navi c'è, ma anche tenere unito un tessuto sociale che spesso nei momenti difficili è difficile tenere nella nostra città unito, quindi dobbiamo trovare un giusto equilibrio. Tutto sta andando avanti molto bene, anche i lavori di allargamento, qui stiamo facendo cassoni, stiamo riempendo delle aree proprio perché allarghiamo la città e quindi allarghiamo anche le superfici che sono destinate al cantiere. Quindi qui facciamo il futuro certamente di Sestri Ponente, ma direi di tutta la città, e prevediamo ovviamente molti più lavoratori, molte più persone, il lavoro cresce bene, deve crescere anche la città, e soprattutto vogliamo anche proteggere l'impatto della città con il cantiere, ovvero sia attraverso un'area specifica dove noi faremo, non voglio dire cuscinetto perché non è così, però stiamo pensando a un villaggio apposta dove si possa avere la possibilità per i lavoratori di passare anche il tempo libero e per la città di poter avere i benefici di avere i lavoratori che sono fisicamente qui. Noi implementeremo la forza lavoro di circa positivi circa 3.000 addetti, prevalentemente sono anche lavoratori che proverranno dall'estero, per cui ha ragione l'amministratore delegato quando sostiene il fatto che bisogna fare processi di formazione in modo tale che bisogna che gli insegniamo la lingua soprattutto e che si possano inserire sostanzialmente nel tessuto
industriali urbane della città di Sestri. Se vogliamo competere, come dicevo, con i candidati del Nord Europa, abbiamo la possibilità di costruire una nave intorno a più di 100 tonnellate di stazza lorda, si recupera in termini di economia, in termini di produttività e allo stesso tempo, come dire, si fa in modo che questo cantiere diventa, no, un cantiere molto economico. Oggi il ribaltamento a mare è diviso in tre fasi principali. Una prima fase che è il riempimento verso mare, diciamo, con la deviazione del rio Molinassi, perché come sapete bene tutti quanti, questo progetto nasce dalla messa in sicurezza di due torrenti che passano all'interno del cantiere. Uno è il rio Molinassi e l'altro è il rio Cantarena. Per quindi adeguare questi rii alle nuove portate, alle portate praticamente che di questi anni sono aumentate in maniera enorme, diciamo che c'è stata una prima fase in cui si è fatto un riempimento verso mare per fare la deviazione del rio Molinassi e questo è diventato in questo momento un'area di temporanea in cui il cantiere ha spostato delle attività che oggi ha all'interno del cantiere su queste aree che sono in concessione temporanea. Le aree che ha liberato il cantiere saranno le aree future in cui verrà costruito il nuovo bacino di carenaggio, che è un bacino da 400 metri per 60 metri di larghezza nella parte verso nord e 80 metri per la parte a mare. I lavori sono iniziati proprio adesso, i lavori a mare, e saranno completati entro il 18 maggio del 2025. Sappiamo... 18 maggio? Sì, esatto. Oggi come oggi i programmi prevedono il 18 maggio del 2025 il bacino sarà completato. Dopo di questo sarà praticamente fatto il riempimento del vecchio bacino, che quindi che viene chiamato Opera B, perché praticamente fa parte della seconda fase, e questo riempimento farà i nuovi piazzali di prefabbricazione del cantiere. Questi saranno completati alla fine del 2026. Dopo di questo si potrà cominciare a fare lo spostamento dei capannoni che sono a monte della ferrovia e spostati verso mare sull'area del cosiddetto ribaltamento di riempimento di fase 1. Una volta che saranno costruiti i capannoni si potrà pensare allo spostamento della ferrovia. Con lo spostamento della ferrovia ci sarà la possibilità quindi di montare la nuova gru a cavalletto da 1200 tonnellate. Goliath. E poi ci sarà praticamente il completamento dei capannoni, perché nel momento in cui la ferrovia si sposta si potranno anche completare i capannoni, per fare in maniera di portare la capacità produttiva del cantiere dalle 1100 tonnellate attuali a 2400 tonnellate mese, il che significa la costruzione di grandi navi passeggeri da crociera da fino a 220.000 tonnellate. Il territorio ci guadagna nell'avere probabilmente il cantiere con le capacità produttive più grandi d'Italia e più grandi d'Europa. Considerando che la Fincantieri ha il 40% della quota di mercato mondiale, significa confermare ancora una volta che Genova è la capitale di tutto quello che è grandissima complessità a mare.